ti auguro una santa domenica, che anche questo giorno diventi sempre di più un'esperienza di Gesù risorto, della sua potenza e anche della sua presenza nel mistero della Chiesa. Il Vangelo di oggi ci porta una grazia molto, molto speciale che potremmo esprimere così: imparare a vivere nell'attesa del ritorno del Signore e sviluppare un grande tesoro che duri per l'eternità, fatto di amore, di carità. E per fare questo, adempiere bene la missione che il Signore ci dà sulla terra. Nella liturgia, spesso attraverso il sacerdote, diciamo: nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il suo corpo e il suo sangue. Ecco, la grazia di oggi riguarda proprio questo mistero, imparare a vivere nell'attesa del Signore Gesù. E per questo dare tutto quello che abbiamo, non solo dei beni materiali, ma soprattutto del tempo, dei talenti, delle nostre capacità, a Dio attraverso il prossimo, servendolo in coloro che bussano alla porta del nostro cuore e della nostra vita. Così Gesù dice: noi facciamo delle borse con un tesoro che non può svalutarsi e che nessuno potrà rapirci. Ecco, si tratta veramente di una grande conversione anche per tanti di noi che viviamo e frequentiamo la Chiesa da molto tempo. Imparare a vivere per quest'ora, che è la più importante, speriamo anche la più benedetta, la più felice della nostra vita, in cui veramente entreremo nella vita eterna e parteciperemo per sempre alla vita di Gesù risorto. Questa parola è anche una medicina dalle illusioni del mondo, che ci fa pensare che più cose abbiamo, più la nostra vita è sicura. Non è proprio così, non è proprio così. La sicurezza della vita riuscita viene dal vivere per Dio, dall'esperienza di Dio e dal spendere la vita, i talenti che abbiamo, tante volte anche le sofferenze che non mancano, viverle per servire il prossimo. Questo lo dico tanto anche ai genitori, agli educatori, ai miei confratelli, quando abbiamo delle sofferenze per i nostri figli che non camminano sulla strada, almeno così a noi sembra, della vita, della verità e del bene. Ecco, queste sofferenze possono essere veramente un sacrificio, un'intercessione potente per la loro salvezza. Ecco, viviamo allora con grande gioia, con grande speranza questa nuova domenica. Per questo ti benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.